Buongiorno da Rossana Prezioso della redazione di Trend Online e benvenuti al consueto appuntamento con Piazza Affari in 3 minuti, l'incontro di metà seduta per fare il punto sulla situazione. Piazza Affari apre contrastata sulle attese sia per la conferenza stampa di Janet Yellen prevista per le 20:30 di questa sera, ora italiana, sia sulle attese per la Grecia, attesa che sembra essersi ormai arenata in una modalità improntata allo scontro aperto, visto il progredire, o per meglio, a questo punto sarebbe meglio dire il regredire dei colloqui, ormai ridotto a reciproco scambio di accuse. Ma procediamo con ordine. L'avvio di seduta del listino milanese è segnata da un più 0,05% a 22.394 punti, mentre in tarda mattinata si arriva a più 0,58%, ovvero 22.513 punti. Lo spread BTP Bund, quindi il differenziale tra il decennale italiano e il corrispettivo tedesco, che ieri è arrivato a toccare 170 punti base, da un iniziale 151 di questa mattina scende a 144 verso mezzogiorno e il tasso del decennale dal 2,32% scende anch'esso a 2,28%. Per quanto riguarda le piazze europee, il trend è improntato anch'esso alla negatività. Iniziando con Londra e il suo FTSE 100 a 6.686 punti, ovvero meno 0,36%, continuando con il DAX tedesco a 11.026 punti, che in tarda mattinata segna un meno 0,16%, e la borsa parigina con un meno 0,54%, ovvero 4.814 punti. Per quanto riguarda i titoli da monitorare a Piazza Affari, da notare Telecom Italia con Vivendi che potrebbe aumentare la sua quota al 10, se non addirittura al 15% del capitale per rafforzare la sua posizione. Dopo lo scioglimento di Telco, la holding a cui fa capo il 22,4% del capitale di Telecom, appunto, e che ha, o per meglio dire a questo punto, aveva tra i suoi componenti Telefonica, Generali, Intesa San Paolo e Mediobanca. Ancora Saipem, sempre sull'ipotesi di un aumento di capitale, scelta che adesso sarebbe posticipata al successivo cambio della guardia ai vertici della Cassa Depositi e Prestiti. UBI Banca, che ha ormai avviato la sua trasformazione in SPA con il nuovo assetto societario che verrà ratificato entro ottobre. Uno sguardo all'agenda macroeconomica evidenzia gli appuntamenti di maggior rilievo, tra cui per l'Italia da segnalare la bilancia commerciale, il cui risultato è stato pubblicato alle 10 e che vede il surplus ad aprile salire a 3,7 miliardi, in crescita rispetto ai 3,5 miliardi dell'aprile 2014. Ancora i verbali degli incontri del Comitato per la politica monetaria della Bank of England, il tasso di disoccupazione in Gran Bretagna, l'indice dei prezzi al consumo europeo annuale mensile, la bilancia commerciale europea, le scorte di petrolio greggio sul fronte statunitense e, sempre restando oltreoceano, piatto forte a fine giornata, la conferenza stampa di Janet Yellen. Bene, questa era l'ultima notizia. Io intanto vi invito a iscrivervi al canale YouTube di Trend Online per restare aggiornati sulle ultime novità dei mercati. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e vi rimando all'appuntamento di domani, sempre alla stessa ora. Rossana Prezioso per trendonline.com.